Quando il narcisista inizia a essere smascherato, o meglio ancora svergognato, succede che anche le persone più vicine o le altre persone si rendono conto della sua vera natura. E lì inizierà a dirvi che siete pazze, che siete narcisiste, che siete psicopatiche o psicopatici. Inizierà a farvi un vero e proprio gaslighting, vi offenderà, vi denigrerà a voi, agli amici, alle amiche, alle persone care, agli affetti. Insomma, vi farà passare per voi le malate di mente, quando in realtà è lui il malato di mente, no? Farà un gioco sporco, subdolo, di proiezione. Il momento chiave però è quello in cui le vittime trovano la forza di unirsi, di confrontarsi per avere un supporto, confidare le proprie esperienze, tra l'altro tutte uguali, tutte seriali, tutte vuote, insulse come lui. Riconoscere che quello che si è vissuto non è colpa nostra, è importante, cioè non darsi mai la colpa di quel che si è vissuto, perché non giustifica mai il comportamento manipolatorio, subdolo e schifoso di un narcisista. Il processo di smascheramento è liberatorio e soprattutto è l'inizio di un nuovo inizio, quindi di una guarigione interiore. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale di Amore Psichico La Pink, seguitemi e soprattutto smascherate e svergognate il narcisista, anche se poi vi farà una guerra insignificante come lui. Sappiate riconoscere, sappiate mettervi dalla giusta parte. Ciao a tutti.